Iniziano i firmacopie, vi aspetto domenica a Verona e settimana prossima sabato in Duomo a Milano e a Gonzaga domenica. Amici, ciao Muri, amici, amici, benvenuti ciao in questo nuovo video. Io sono la Sabri Gamer. Oggi faremo. Non sarà più! Buongiorno amici, ciao amici, sono tornato a quest'oggi con i gattoni e la What's in the Box Challenge con Klaus e con la Nikki, la mia sorellina, con le cavallini. Per la prima volta sul mio canale due persone fantastiche insieme. Grazie. Grazie Sam. Ci ho pensato dopo. Oggi con me la Nicole, ovvero su YouTube la Nikki. Aspettate. Non far domande. E Tudor, il mio grande amico. Non scrive. Esatto. E voi vi chiederete, ma perché proprio loro due? C'è un motivo molto particolare. Queste non le ho lavati, ma vabbè, non mi interessa. Questi sono dei miei gamballi, tipo delle calze. Avete presente quella da mettere sotto le gonne? Aia! Che io però metto sotto i pantaloni perché ho freddo. Guarda che non servono per non farti vedere Tudor, è per smascherare l'odore. Siete bendati? Quanti sì. sono questi? Ma la domanda è, cioè, se già noi non vediamo qua, perché ci devi bendare? Per essere sicura che voi non vediate quando arrivo. Io sono tua sorella, io so barare. Hai ragione anche tu. Allora, dicevo, voi vi chiederete perché siete stati scelti proprio voi. Perché siamo stati scelti proprio noi? Perché in questo video io e Andre non potevamo giocare, nemmeno Sasha, perché siamo dei veterani. In questo box, sentite che davanti a voi c'è un box, metterò uno o due gatti alla volta e voi testandoli... Gattoni! Senza farvi graffiare dovrete... Dovrete scoprire quale gatto c'è dentro alla... Posso avere un jolly? Un jolly a testa? Un jolly a testa, no, sì. Che bello. Io non voglio Artù. No, potete chiedere lì. Chissà perché. Cercate il buco. La Nicole l'ha trovato e Tudor non hai trovato. No, questo no, è quello questo un altro buco. No, buco quello è sempre il buco di Nicole. Non sembrava trovare i buchi. Ragazzi, no, questo è il buco di Nicole. Ok, questo con i Tudor. Era bello grosso. No, era... Allora, voi dovrete conoscere... State fermi, voi conoscete tutti i nostri gattoni. Gattoni. Questo o questa gattona pappa. Qua. Ora facciamo una prova. È dentro. Se metti Artù io scappo. Non ti preoccupare, iniziate a toccare e dite quello che sentite. È morbido. È Piffol. Non è Piffol. È Piffol. Allora, iniziate con delle domande, ditemi è cosa nero? Sentite. È grigio? No. Fermi. È un gatto? Allora, è un gatto. Partiamo con è maschio. Molle, ma è morbidissimo. È morbido, quindi già qua dovreste capire che senti. Non è o è Buzz o è... No, tu hai detto Piffol. No, Nicole, tu sei già fuori, hai detto Piffol, quindi anche se hai detto troppo... È Nello. Non è Piffol. Non potete dire la stessa risposta. Nicole vota Piffol. Ce l'ho. Vai. Bazzino! Oh, allora, fate due conti. Chi è che potrebbe rimanere così a prendersi le coccole? Fujiko! No, no. Direi proprio... Ma ti sembra Fujiko una morbida così? Leoni. No. Allora, è uno che si fa coccolare molto. Potete cambiare la vostra risposta per 10 secondi. Nicole, tu rimani su Piffol. Fammi sentire la coda. Per me è Piffol. Non è Piffol. O è Piffol o è Buzz e Woody, però ancora non l'ho capito. Ah no, tu ormai hai detto Piffol. Io pure dico Piffol. Non puoi. Ma è Piffol. Non vale. Non vale. Mi ha toccato i testini. È Piffol. Senti la coda, è Piffol. No raga, dovete sapere. Sì, potete aprire, era Piffol. Sì. Piffol, perché non è ancora stato castrato, quindi tu non gli hai toccato qualcosa tra le gambe. Ammettilo, e ha scoperto Piffol. Comunque, come vi ho detto, questa era una prova, ora parte la vera storia. No, comunque, no, ma la scusa. Cosa è questa, io in 5 minuti ho capito che fosse Piffol per le palle. Voi in un anno non avete capito che era maschio. Fammi capire questa roba qua. Comunque questa sbanfa di pipì e pupù di gattoni qua sotto è... È Nicole. Scusa. Questo qui dovete indovinarlo toccando soltanto la coda. Infilate la mano, quello è il mio braccio, Nicole, cercate.
Fiamo. No, allora iniziate a parlare, tastate bene la coda. Aspetta. Dov'è? Lasciamela un po' anche. Non è la coda. Allora, no, è la coda. Non è un Maine Coon. Ok, l'avete tastato. Allora, è sceso, quindi potete anche levare la mano. È sceso, è un maschio. Possiamo levare la maschera. Cavolo. Potete levare la maschera, sì sì. Allora. Quale gatto avete toccato? Era Zacco. Non era Zacco. Pensate un po', allora, era coda era? Descrivetemi la coda. Era piccolina. Sottile, senza cioè non pelosa. Non pelosa. Io cioè, non ce l'ho il gatto. Era un maschio. Stringe. Tentativo numero uno, Nicole. Fiamma. Ok, tu non puoi dire lo stesso gatto. Perché no? Non, perché non si può dire lo stesso gatto. Così perde per forza Tudor. Non è vero. Tudor, cosa stai cercando? Dei peli in giro? No, tu con le code dei gatti. Non vale, vieni qua, torna dietro. Chi era il gatto? Mitta. E Tudor becca il primo punto. Perché appena gli fatti la coda è salta per... E infatti è saltata per aria. Ma Tudor, allora li vuoi bene la mia piccola Mirta? Ah. Quanto era grassa quella coda? Dalla zampa. No, questa è tu. Toccate bene. Amore. Tastate bene. Le unghiette. Quella è la mia mano, Tudor. Dalla zampa. Piacere, amore. Piacere. Ma se l'hai preso tutto. Sei innervosito. Vi ho aiutato un sacco. Sei innervosito. Allora, è scuro? Ancora. Dovete dirvi voi. Non so io se è scuro. Ah, secondo me è Maurizio. Posso avere... Maurizio. Allora, secondo te è Maurizio. Che spiega chi sarebbe Maurizio. Maurizio Cubo Bianco. È bu... No. Cubo Bianco. Okay, è Bubi. Posso dire anche... Ma posso aprire gli occhi? Sì, potete aprirli ora. Per me è... Leone. Ah, tu dici leone perché? Perché tu hai detto se è innervosito. E quindi non è Fujiko. Io avevo detto Fujiko, però ho detto maschio. E aveva la consistenza di leone. Aveva i baffettoni lunghi, quindi è leone. Anche se non è. Quindi però, leone, tu dici? Maurizio. Tu hai detto Maurizio. Mi dispiace, ma era ancora Piffol. Avete perso entrambi. 1-0 per Tudor. Situazione invariata. Prossimo gatto. Appare. Situazione invariata. Questo va a vincere. Perché non mi hanno contato la prova? Perché tu compri le persone. Difficile. Dall'orecchio. Ma come dentro, vai? Ma facciamo la mystery io ho tocco. Dentro, allungate la mano. Ok, esatto. Sì! Giallo? No! È Giacco! L'ho detto prima io! Sbagliato, sì. Bello! Perché adorava di insulina. Ma raga, dall'odore l'avete riconosciuto? Può essere. Come avete riconosciuto che era Zacco? Odore di diabete. Ma il mio diabete. Allora non... risponderà Andre, però no. Scusate, vuole essere anche lui lì dentro. Fate finta di toccarlo un po'. Andiamolo partecipe. Tocciamolo un po'. Seduto. Bravo. Fermo. Guardate quanto è bravo. Zacco, guardate che facciamo la copertina. Non è molto felice. Cambiamo copertina. Occhi tappati. Dentro la mano. Sì, che bella vita. Ma chi è questo cartone che c'è qui dentro? Ragionate bene. Si sta facendo coccolare. Tutto la ma proprio bene, 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 bene. Sì, ma esatto, guarda com'è qui. Come si tira la coda? Non ce l'ha la coda, è nascosta. Non è un cuscino per dormire questo. Aia, mi stai... Ti stai dando tutto il peso, questa sono io. Dammi la coda. No, oh, il mio gatto, non è dammi la coda, dammi una zampa. Senti i baffettoni. Senti i baffoni. Ma oh, guarda quante coccole strette. È un attrezzato. Non smettete, per favore. A Zacco non è. Okay. No, beh, grazie. Arturo non è. Ma guarda quante coccole. No, ma non ci credo. Ha alzato la scella. Raga, ha alzato la scella. Un tipo, po' grattatemi anche. Yeah. Yeah. Dai, dai. Non così. Io. Anzi, no. Sì, leone, dai, io dico leone. Miki? Per me è... Fatemelo toccare ancora un po'. Ah, capito, non è questa a coccolare i miei gatti tutta la vita. Che è troppo corto, direi... Ma che come corto? Spara! È Buzz! È enorme! È Buzz! Togliete la maschera? No! Leone. Ma si fa coccolare così? Sì, voglia, Leone. Ma io l'ho capito. Beh, 2-0. Io ho capito perché voi avete detto, ma come fa a farsi coccolare così tanto? Che Leone non si fa coccolare. No, Leone si fa coccolare tantissimo. Non mai. Da te non lo so. Maschera. Senti i baffoni lunghi, ho detto, è Leone. Sì, infatti, Nicole perde. In qualsiasi gioco perde la Nicole. Maschera. La coda. No, piano. No, piano. Aspetta, piano che sennò è un problema. Da Nicole, ferma, ti graffia tutta, quindi posso? Aspetta, secondo me sono le unghie. Sì, non è un gatto. Lo Swiffer. Lo Swiffer. Bravo, Nicole!
Come fare a dare punti a Nicole? Se Nicole per vincere bisogna mettergli lo Swiffer. Mano. Aia, aia. La vedo malissimo. Mano. La vedo malissimo. Questo è il massimo che avete potuto toccare. Io. Aspetta, prima tu, Dor, che ha toccato meno. Non ho toccato. Hai sentito il rumore. Spara a caso. Infatti, arriva da logica quello che è successo, il rumore. Salem. Lui dice Salem. Tu? Zorro. Ma siete babbi? Raga, perché sale mezz'ora? In base a cosa? Perché è scappato? Perché aveva il pelo. Al tuo. Sale mezz'ora starebbero lì. Era Maurizio! L'unico che è inavvicinabile proprio. Inavvicinabile finché non ce l'ho in braccio io, ok. Poi hai sentito voi che... No, è già andato in un'altra stanza. Esatto, è già in un'altra stanza. Non l'ho neanche toccato. Tranquilla, puoi recuperare. Fammi vincere. Fammi vincere. Guarda che si sente, eh. Ho sentito un ti pago. Sto arrivando, eh. Eccolo qui. Nicky è un po' più ecco, qua. Ecco, prima dire che è un maschio. No, quella è la mamma di Tudor, Nicole. Ciao, Nicky. Nicky, non parare, ci vedi? No. Ah, ok. Ma dov'è? È qua. No. Ah, questa... No. Questa... Dentro. Questa mano? No, questa qua la... Nicky è di qua. Nicky, ma è possibile che hai problemi a prendere un gatto? Sì, no, ma Nicole. Vai, io ce l'ho. Ok, fai rispondere a Nicky prima. Vai, Nicky. Senti la codina? Qua è la codina, Nicky. Quindi quanto è piccola la codina? Dov'è? Qui. Vabbè. È andato. Vabbè, ciao Nicole. È andato. Vabbè, comunque ci può arrivare. Ok. Smettila, non ti scoprire. Ah, ma c'è un gatto che mi continua a graffiare le gambe. Non è un gatto. Vai, chi era? Aia! Era Zorro. Che rispondi giusto. No, Nicole punta su Zorro. Posso aprire? Sì. No. Tudor punti su? Io punto sulla sorellina di Zorro. Cremina. Cremina? Cremino. Cremi. Non voglio più giocare. Brava Crimi, rompimi tutto il box. E quindi Tudor 3-1 porta a casa questo punticino. Che forte, Nicky. Per me tu stai parlando. Mi aspettavo di conoscersi meglio. Ti tiri su. No. No, non tira su, noi lo guardiamo. Fammi gli occhi se vuoi. No. Ecco qui. Adora stare lì lei. Io ho capito! Io ho capito! Andrea vi ha aiutato tantissimo! Ah no, infatti dicevo che era un maschio. Salem! Come? Io ho capito! Oh, Salem contro... Dai Nicole, ti aiuto tantissimo. E perché anche dicevo Salem? Allora dico... Oh, scusa, Andrea ha detto è scappata. Vabbè, mi state prendendo in giro. No, cos'è che hai detto? E io ormai dicevo Salem. Vabbè, doppio Salem. Tiero, piccola Pudi, ti grattava le gambe. Adora tantissimo stare lì dentro. Era un troll, non vedeva l'ora di uscire, ma ha anche graffiato a me. Ma perché io ti ascolto? Io dovevo dire Fugico. Facciamo così, 3-2, poverina. Povelina. Povelina. No. Tapparsi occhi. Sì. Dentro la mano. E la madonna. Aia! Io ho capito Zorro. Che... No, è Arturo. Ha capito lei. Zorro e Artù? No, è nero. È Arturo. È nero. Come? Non vedi che è nero? No, è Arturo. Sai le mani Salem. Pre... Decidetevi. Salem. È Arturo, però mi ha graffiato, l'ha fatto ancora. Salem. È Salem. Ma davvero? Salem! Salem, non sei più giù plebelito, Salem! Vabbè, facciamo così, situazione di pareggio. Ma che c***o? Perché al prossimo è difficile, ne mettiamo due. Vince tutto. Vince la crepa e la Nutella. No, non c'è Sergio. Tanto che te non ci vedi. Mani dentro. Vai, toccate con le mani. Croccantini. Sì, lo so, croccantini. Vi state accarezzando tutti e tre. Non è molto semplice, eh? Vai, allora, quello che state accarezzando ora chi è? Io chi sto? Sì, ma dategli i croccantini. Vieni dentro, guarda. Vieni qua. Dentro ora ce n'è un altro. Che sta mangiando, veramente mangiando. Io ho capito chi è. Dovete dirmi tutti e due. Prima aspettate, eh. Uno, due e manca il terzo. Dove va quello? No, bello, sopra qua. No, no, quello devi averlo capito. Questo è il terzo. No, quello non l'ho capito. Questo è il terzo, dov'è? Ce l'hai dentro. Io non ci ho capito nulla. Ok, io due ci sono. Aspetta, zitta. Questo è il terzo. Aia di mortacci. Ma chi è quello? Voi, ma da quando lì? Forse due. Ah, toglietevi la maschera nell'orecchio. No, io non sono ascolto. Ok. Vabbè, tanto lui me l'ha detti, quindi okay. Puoi dire i tuoi. Allora, uno era Fujiko, Crimi, okay. E poi, aspetta, quello Maurizio. Ok, Maurizio.
Lui invece ha detto Leo, cosa che hai detto? Io ho detto Leone. Leone. Crimi. Crimi. E Arturo. E Arturo, che non c'entrò assolutamente niente perché i gatti erano Leone, Fujiko e Pippo. E io non ho indovinato. Una ho testa. Capito, ma uno a testa. Uno l'ho indovinato. Ho più. Capito, ma uno a testa, ma voi non conoscete i miei gatti. No. Ma se, ma mettiti te, mettiti la vai. Cattiva. Vabbè, ma lei li vede ogni giorno. Ma non li sa neanche più. Ciao, amore mio Leo. Lo sai che sta lì dentro. Lui è il mio Leo. Sì, raga, ma voi non riuscite a prenderli, gatti? No, no, no. Ma povero il mio amore. Ma lui è il mio amore. Yeah. Dice amore, ma non dice amore. Ma perché io sapevo già che voi mi avreste messo dentro Artù. No, è Artù. No! Sale! E andiamo, ma dai, che ho povero. Non conoscete i miei gattoni, raga! I miei gattoni! Ma no, Arturo! Amore! Sedete le bene! Dai, prossimo! Ma vai a casa! C'è? Sì. Questo è... Allora, ha il pelo corto, però non potrebbe essere Mirta, potrebbe essere... Allora, perché mi ha azzannato? Ah. Fujiko! Alzare gli occhi. Arturo, ecco perché mi ha morso, perché ti ho grattato il sedere. Vai. Arturo, mi ha fatto malissimo. Vabbè, devo imparare meglio i miei gatti. Aia, tu tiratemi fuori Arturo. Aia di mortacci tua. Dai. Lascialo dentro. Vai. Ce l'hai? Ce l'abbiamo. Non c'è niente. Un attimo. Dai, entra. Questo è veramente grosso. Allora, non posso toccare sotto perché sennò è troppo facile. Grosso che si va a prendere sarà Piffol. No. Almeno uno l'ha preso, grande Sabri. Vabbè, la perfetta Piffol. C'è da dire che... Ciao amore! Volevo dire che era Zorro. Ma no, è perché c'è un motivo, perché sembrava Piffol. Ciao! Vabbè, comunque sono... è perché oggi mi prudono le mani, quindi non io sento bene. Io conosco bene i miei gatti. Ma li conosco bene guardandoli al tatto. Però vedi, è molto simile. Nel prossimo episodio lo faremo anche con Sasha. Prossimo episodio, io sfido Sasha sul toccare e riconoscere i nostri gattoni. Detto questo, mi sa che devo dare una ripassatina agli animali, perché... Mi offri la crepe, ho vinto. Cosa hai vinto? Sì, uno pari. Uno pari. No, no, ascoltami. Scelgono loro nei commenti chi ha vinto. Chi è stato più bravo. Scelgono loro nei commenti chi ha vinto. E la chi craft. Non ha imbrogliato la craft la faccio lo stesso. E nella prossima challenge saremo io contro Sasha e i miei cani. Sarò non io. Ci penso proprio. Il giudice sarà tu. Quindi mettete un like. Noi ci vediamo domani con il prossimo video. Mi sa che devo rifare lo scatolone nuovo. Zorro, ciao. Piccione. Ciao. Regaliamogli, visto che sono stati bravi, un po' di satisfaction. Chi vuole i croccantini? La pappa. La